Sono qui con Mister Lilli, allenatore del Cattolica, al quale faccio i complimenti nel senso che la squadra oggi ha fatto bene in tutti i reparti, in tutte le fasi, difensiva, offensiva, creato tanto e più facilmente del solito, ha difeso bene e più facilmente del solito contro una squadra di livello che ha avuto le sue occasioni e forse l'unica cosa che è stata più brava del Cattolica a sfruttarle meglio, sbaglio. Beh, la partita poi alla fine dice questo, perché poi nel calcio vince chi fa gol. Anzi chi ne fa uno più degli altri, quindi loro sono stati bravi a capitalizzare le loro due o tre occasioni, noi abbiamo avuto tantissime possibilità per colpire per primi, andare in vantaggio per primi con due o tre occasioni direi abbastanza importanti se non clamorose, più il primo tempo abbiamo colpito la traversa, abbiamo avuto altre, il loro portiere ha fatto un paio di parate, insomma. Per quanto riguarda la prestazione, posso fare complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi. È chiaro che nella situazione in cui siamo noi bisogna cercare di sbagliare il meno possibile, sia in fase offensiva che difensiva. Però ormai non si può ritornare indietro, bisogna ripartire da martedì, da questa consapevolezza, da quello che abbiamo fatto oggi. E domenica abbiamo un altro scontro importante con Levico Terme, che oggi ha vinto 1-0, ci si è allontanato un po' da noi e bisogna andarlo a riprendere. Ad onor di cronaca, no, anche Scotti ha fatto due grosse parate, quindi loro magari hanno avuto meno occasioni ma hanno dato la sensazione di poter far male, quindi una squadra di livello. Cattolica mi è sembrato che ha trovato dei punti di riferimento comunque per cercare di costruire davanti e crescere dietro. Purtroppo il gol sa di beffa, perché è arrivato a 5 minuti dalla fine e il Cattolica non meritava di perdere. Come ne uscite? Cioè, qual era la sensazione? Di rabbia, mista felicità, cioè, mista soddisfazione della prestazione? Beh, sai, quando già uno si poteva un po', poteva storcere la bocca se venivi fuori con un pareggio, provo a immaginare con una sconfitta con una sconfitta. Però in questi casi qui si riparte dalla prestazione e dal curare ancora di più i dettagli in fase offensiva, in fase difensiva, perché dal mio punto di vista il gol che abbiamo preso alla fine poteva essere evitabile sin dall'inizio, anche se secondo me ci poteva essere un fallo su Abdul, però detto questo potevamo rimediarlo in tante altre maniere, non ci siamo riusciti. Poco prima abbiamo avuto un'occasione importante con Traini e poi dopo il pareggio con Docente. Non mi ricordo se era 0-0 o 1-0 per loro, era già 1-0, quindi abbiamo avuto la possibilità del pareggio, mi sembra abbastanza clamorosa. Quindi ecco, questo ormai però è storia, se ne esce con la convinzione di aver fatto sicuramente dei passi in avanti, di aver giocato contro sicuramente una buonissima squadra e con la consapevolezza che la salvezza la devi conquistare giorno dopo giorno, insomma. Però io dico anche che se continuiamo a fare queste prestazioni poi dopo i risultati ti vengono anche incontro. Ti faccio una domanda sui due usciti, due 2003 usciti, uno ho visto l'ambulanza, sembra quasi nella caduta, cosa gli è successo a Cambrini che è uscito con l'ambulanza e Apria che sembra aver chiesto lui il cambio? Apria ha avuto una ginocchiata, uno scontro fortuito, gli si è indurito il muscolo della coscia destra se non ricordo male, ma dopo non riusciva più a correre e l'ho dovuto togliere. Cambrini credo che abbia avuto un problema alla spalla, gli sia uscita la spalla. E quindi anche questa cosa dei 2003 ci ha portato a cambiare anche modo di giocare, perché poi dopo avevo dei 2003 diversi, non potevo più fare il 4-3-3, infatti ci siamo messi 4-4-2, 4-4-1-1, ma devo dire, per non averlo mai fatto, non averlo mai provato, i ragazzi hanno preso le misure e veramente abbiamo creato delle difficoltà al mestre. Io chiedo solo questo proprio sul 4-4-2, che ha funzionato abbastanza pur non avendolo mai provato, e nel dettaglio cosa c'è da rimproverarsi sull'azione del gol? Hai un po' parlato prima, qualche mossa sbagliata da parte nostra, a parte prima l'azione del probabile fallo comunque. Ma sul gol adesso naturalmente dalla panchina ho avuto la sensazione, bisogna che lo riguardi, mi è sembrato che è uscito il mio difensore centrale, l'ha accompagnato verso il centro del campo, poi gli è sfilato il giocatore credo a Mengucci se non ricordo male, gliel'ha messo in mezzo e poi abbiamo perso la marcatura in mezzo all'area, ecco, questo mi sembra di ricordare. Ecco,
lì potevamo essere un pochettino più attenti, però ripeto, quando fai queste prestazioni e se vuoi comunque continuare a farle, vuoi crescere, devi andare anche a migliorare il dettaglio che sono nel non prendere quel gol lì, nel senso che una prestazione così dove magari meritavi anche qualcosina in più, comunque tu intanto vieni a casa con un punto, dai continuità al risultato, e credo che sia una cosa importante. Però i ragazzi l'hanno provate tutte, anche dopo l'1-0, per andare a riprendere il risultato e per andare a proporre, non lanciando solo ma comunque andando a lavorare in alcune situazioni, e abbiamo creato. E questo è un ottimo punto di partenza. C'è delusione, c'è rabbia, però è secondo me il percorso che dobbiamo fare, dobbiamo subire, dobbiamo affrontare, dobbiamo metabolizzare, dobbiamo lavorarci sopra.